Buongiorno a tutti, sono Franco Corletto, siamo nel backstage di Agner e vi racconto un po' quello che abbiamo studiato con lo stilista. Bene, vedrete delle acconciature destrutturate, quindi un effetto di texture che ricorda un po' il grunge come effetto di capello, ma composto e raccolto. Questo ovviamente è il tutto apparentemente semplice, ma dettagliato sia per la tipologia di prodotti che abbiamo utilizzato, quindi per la texture, e sia anche per la costruzione, che di per sé, come cerco sempre anche di spiegare a quelli che lo vedono, di vedere dove sta lo studio, dove sta il dettaglio. Allora, come potete vedere, la struttura di tutto questo sta nell'interpretare il movimento del davanti e la tangente con cui noi costruiamo questo, a seconda ovviamente della struttura del viso. Vedete che questa ragazza ha degli zigomi molto importanti, bellissimi, ma di conseguenza possiamo anche individuare delle orecchie che di per sé potrebbero disturbare. Allora, cosa si fa in questo caso? Noi portiamo indietro, ci concentriamo su quello che sono proprio i movimenti dei capelli. Prodotto che serve ovviamente a dare anche una certa cosmeticità e anche una certa luce, e costruisco, mi aiuto con i beccucci, questa parte frontale. Questo serve a contenere e ad aiutarmi a decidere la tangente del capello, di dove verrà poi chiuso con l'elastico. Allora, chiaramente, se vogliamo indicare anche per le ragazze che vogliono farlo da solo, si può, mantenendo ovviamente delle linee guida che sono quelle che vi stavo spiegando, quindi beccucci, prodotto, in questo caso è un elastico corda, chiudi, hurts, it's ok. Nera, lì. Ok, fatto questo, l'altra attenzione è quella di costruirmi dei movimenti che io andrò poi a fissare con delle micro mollette invisibili. E vedete che queste destrutturazioni, se ve lo metto in controluce, vedete che tutto questo è un dettaglio che è apparentemente destrutturato ma voluto. Avendo anche una certa massa di capelli, io voglio dietro uno chignon più naturale possibile, e soprattutto nella volontà di cosa impone mediamente il prêt-à-porter, non troppi movimenti di chiusura, perché sennò immediatamente evocano l'alta moda. Quindi il prêt-à-porter, a differenza dell'alta moda, più sintesi possibile di chiusure, soprattutto nei capelli raccolti. Chiudo stretto i primi 2-3 giri, accompagno il movimento, trovo la forma che mi piace, che deve essere più naturale possibile, e il resto lo faccio andare tutto chiuso sotto, a morire. Forcelle. E poi, come ho fatto sopra, destrutturo la forma, la costruisco e poi la destrutturo. Ugualmente prodotto per dare sempre un effetto lucido, anche se, ripeto, questo è un prodotto dry. Questi
baby air li raccolgo ulteriormente all'interno. Visibile. E poi questo mi serve soprattutto per ammorbidire il profilo. Come voi vedete, la struttura si presenta tutta molto apparentemente destrutturata, ma non proprio così, direi, voluta. Vedete che sembra apparentemente casuale, come se se lo fosse fatto lei. Ripetiamo di nuovo il discorso della tangente, che questo è molto importante. Vedete che accompagna soprattutto lo zigomo e, come voi sapete, questo automaticamente rende sempre bella chiunque. Grazie mille.